tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Quello che voglio mostrarvi oggi, come avevo detto nello scorso video, sarà come diventare più efficaci con le armi. Semplicemente voglio mostrarvi come sparare efficacemente, voglio spiegarvi i meccanismi delle varie armi, cosa significa la precisione, cosa significa il rinculo, cosa significano le varie statistiche, come migliorare a sparare, come ho già detto, e come uccidere velocemente quindi i nostri bersagli, perché le due cose sono ovviamente strettamente collegate. Ora, mi trovo qui con la AWS semplicemente perché ha 100 colpi nel caricatore, ho a disposizione la sacca di munizioni e perché, anche se è un'arma del supporto, quindi una mitragliatrice leggera, ha delle statistiche molto simili a quelle di un fucile d'assalto. Il fucile d'assalto è il tipo di fucile più facile da controllare, perché solitamente sono armi con meno rinculo, un ratio di fuoco abbastanza alto ma sempre e un rinculo sempre abbastanza prevedibile. La AWS è molto simile, infatti ha statistiche, cioè se andate a vedere le statistiche sono comunque molto vicine a quelle di un fucile d'assalto, e questo la rende un'arma eccezionale. Però, a parte questo, andiamo a vedere come sparare efficacemente. Avevo già fatto un video mesi fa nel quale vi spiegavo come controllare il rinculo dell'arma, nel senso, se questo cassonetto qui è il mio obiettivo e io voglio sparare senza rilasciare mai, io tiro in giù la mia levetta e tirando in giù il mio reticolo resta sempre più o meno lì. Ora, come avrete notato, non tutti i colpi sono andati a segno. Perché non tutti i colpi sono andati a segno? Questo è dato dall'imprecisione dell'arma. L'imprecisione va a peggiorare con l'aumento dei colpi che spariamo senza rilasciare. Ogni arma, infatti, quando spara i primi due colpi è molto precisa. Infatti, se io sparassi sempre solo un colpo, il mio colpo andrebbe a finire esattamente sempre sul puntino rosso. Come state vedendo, la deviazione dei proiettili è minima. E questo ovviamente ci porta a essere precisi con i primi colpi. Ma se io continuo a sparare, i colpi cominciano a essere sempre più imprecisi. Questa è una prova che avevo fatto prima al muro, compensando sempre il rinculo verso il basso, come ho fatto poco fa su quel cassonetto. E come potete vedere, anche se il mio reticolo, il puntino rosso, non si è mai allontanato dalla zona che vi sto mostrando, ci sono dei colpi che sono andati a finire ad esempio lì o lì. E semplicemente questo, come vi ho già detto, è lo spread, si chiama spread, lo spread dell'arma. Quindi, per evitare che i nostri colpi vadano a finire chissà dove, possiamo fare principalmente due cose: montare l'accessorio canna pesante o l'accessorio impugnatura tozza, che migliorano entrambi la precisione, ma vanno a influire, ma almeno la canna pesante va a influire negativamente sul rinculo. Oppure imparare le tecniche come il bursting e il micro bursting. Cosa sono? Sono semplicemente, invece di sparare 100 colpi, adesso non ne ho 100 nel caricatore, però solitamente 30 colpi normalmente per un fucile d'assalto, non sparare tutto il caricatore con una sola raffica. Semplicemente perché, come vi ho già detto, l'arma ha bisogno di riposarsi ogni tanto per tornare a essere il 100% precisa. Se io ad esempio sparo soltanto 5 colpi e ogni volta che ho finito di sparare 5 colpi faccio riposare un attimo l'arma, già a queste distanze si vede che la precisione è aumentata, nel senso, non abbiamo più colpi come questi che sono andati completamente fuori dal nostro obiettivo, che non hanno colpito nemmeno minimamente. E questo ci porta ovviamente a sparare meno volte e mettere a segno più colpi, il che ci è utile per due motivi. Primo, perché avremo un caricatore e lo potremo usare contro più di un nemico, perché se noi usiamo 30 colpi per buttarne giù uno, dobbiamo caricare prima di uccidere il prossimo. Se noi invece ce ne mettiamo 5, possiamo uccidere con un caricatore 2-3 persone. Ovviamente non tutti i colpi vanno sempre a segno. Ora, quello che c'è, un'altra cosa che c'è da sapere è ovviamente che ogni arma ha le sue statistiche, e per controllare al meglio il rinculo bisogna conoscere bene l'arma. Soltanto il cambio dell'accessorio può già cambiare, anche se minimamente, l'arma, e ci può far trovare più a disagio o più a nostro agio. Ci sono armi
sulle quali non metto la canna pesante, ad esempio lo scaracca. Sullo scaracca io metto soltanto l'impugnatura tozza, ma lascio via la canna pesante, così aumento la precisione dell'arma, dato che lo scaracca a me piace come arma, penso di sapere abbastanza bene come usarlo, e in cambio non aumento il rinculo, che a me va già bene così com'è, io riesco a controllarlo, ma conosco l'arma, so come rincula e quindi so come controllarla. Questo è davvero molto molto importante. Ora, ovviamente ci sono cose da fare e cose da non fare. Vi ho appena detto le cose che io preferisco fare, le cose migliori, ma ci sono anche cose, come ho appena detto, che vanno assolutamente evitate. Una di queste è, soprattutto con le armi imprecise, sparare in movimento. Ci sono armi che penalizzano questo errore di più e armi che lo penalizzano di meno. Innanzitutto, se io non cammino e sparo 5 colpi, ok, ne ho sparati 7, vabbè, vedete che questa è la mia precisione, quindi è abbastanza stretta. Se io invece camminassi, guardate, ne ho sparati di meno. E la precisione è peggiorata. Quindi Battlefield premia chi sta fermo, spara, poi si muove. Spara, poi si muove. Spara, poi si muove. Spara, poi si muove. Ok? Guardate quanto sono più precisi questi colpi di questi. Se io invece sparassi e mi muovessi allo stesso tempo, guardate, un disastro in confronto. Questo è una cosa alla quale tutti si devono abituare. È una cosa che all'inizio sbagliano tutti, ma fare lo strafing, che sarebbe semplicemente, per tradurlo in italiano, lo sparare mentre si muove, ci si muove, che è utile per schivare proiettili degli avversari in certe situazioni, porterà anche uno svantaggio a noi, cioè quello di essere molto molto più imprecisi. E buttare giù un bersaglio a lunghe distanze come quello mentre ci si muove diventa estremamente difficile, mentre se si sta fermi e si fa un po' di microbursting così, in questo modo, i nostri colpi bene o male andranno a segno. Quindi, sempre. State correndo? Trovate un bersaglio, vi fermate e sparate. Continuate a correre. Fermi, si spara, ok? Questo è molto molto importante. Non posso nemmeno dirvi quante armi vengono semplicemente buttate via dalla gente perché dicono: "Oh, ma questa è imprecisa", invece sono loro a sbagliare. Ad esempio, l'AEK è un'ottima arma se prima di sparare vi fermate. Quando si è fermi, l'AEK può buttare giù bersagli a distanze incredibili. Mentre ci si muove, fa davvero schifo a livello di precisione. Ora, un'altra cosa che ovviamente ci penalizza è sparare senza mirare. Ci sono delle armi che sono estremamente precise. Ora, la WVS in questo momento io l'ho montato con il puntatore laser. Se lo disattivo, ovviamente lo spread iniziale aumenta. Come vedete, le quattro righette vanno a determinare, vanno a mostrarci quanto sarà imprecisa l'arma, o precisa l'arma, se spareremo senza mirare. Se io sparo ora, i colpi, come vedete, vanno ovunque all'interno di questo reticolo bianco, ok? Non c'è modo di predire esattamente dove andranno. Se io lo disattivo, questa forma che si fa sul muro con i proiettili aumenta ancora, cioè guardate che imprecisione. Questo, in questo caso, rende quest'arma davvero davvero imprecisa nell'hipfire ed è consigliabile usarla a una distanza tale. Ovviamente, se noi ci muoviamo, vediamo che le quattro righette si allargano e questo sta anche a significare che l'arma diventa più imprecisa mentre spariamo. Come vedete, il reticolo è sempre più o meno lì e sto buttando proiettili ovunque. Ovviamente, se noi miriamo, la precisione aumenta di brutto, come vi ho mostrato finora. Ma bisogna stare attenti, perché quando si mira si dovrebbe sempre aspettare un secondo. Ora, ok? Sempre quando ho già finito di mirare. Perché se noi iniziamo a sparare e poi miriamo, i colpi andranno ancora ovunque, ok? Non saranno precisi perché terremo l'handicap dell'hipfire. Ok? Saremo estremamente imprecisi anche se stiamo mirando. Se invece, e questo succede anche se iniziamo insieme, ok? Questi colpi sono imprecisi perché in confronto se io miro e poi sparo, vedete, sono molto più preciso. Quindi sempre prima mirare e poi sparare. Questo
Questo è importante semplicemente per evitare l'errore che fanno in tanti di iniziare così, cioè iniziare a sparare mentre l'animazione del nostro personaggio che porta l'arma, porta l'occhio al mirino, sta ancora andando. Questo semplicemente è un altro consiglio che posso darvi per migliorare ancora a sparare. Ora, una cosa che faccio io e che fanno davvero in molti quando vedono un bersaglio davanti a loro è quello di non sparare direttamente alla testa. Perché? Perché se noi spariamo direttamente alla testa, ora immaginiamoci che i puntini che ho sparato sul muro, i proiettili questi, siano la testa del nostro avversario. Se inizia a sparare, il nostro rinculo ci porterà sopra la sua testa e non lo beccheremo più. Se io invece inizio a sparargli in pieno corpo, gli farò comunque 25 di danno per i primi paio di colpi. Il reticolo salirà da solo, inizierò a lavorare nella direzione opposta quando ho raggiunto la testa, e questo semplicemente mi permetterà, wow, bella esplosione, e questo semplicemente mi porterà semplicemente il reticolo della nostra arma da solo sulla testa, senza che noi dobbiamo fare altro che mirare, sparare in corpo, e i proiettili poi piano piano vanno a indirizzarsi sempre più verso l'alto, verso la testa. Questo è tutto ciò che ho da dirvi su come sparare il meglio possibile, il più precisamente possibile. Vi consiglio di provare questi consigli, di non, come ho detto prima, muovervi mentre sparate, perché sarete molto molto imprecisi con la maggior parte delle armi. Sempre di stare attenti a non iniziare a sparare quando siete ancora in hip fire, di usare l'hip fire il meno possibile. C'è da dire che se sparate hip fire, perché se io adesso entro qua e mi trovo un bersaglio e sparo hip fire, posso sorprenderlo e è più facile ucciderlo se lo colpisco con dei colpi, perché l'animazione, questa animazione, ci toglie comunque del tempo in confronto a entrare subito, sparare, è una cosa molto molto più veloce. Però sulle medie distanze, corto medie distanze, bisognerebbe sempre secondo me mirare. Vi ho detto tutto quello che avevo da dirvi su come sparare precisamente, questi sono tutti i consigli che vi ho da dare a riguardo. Se non capirete delle cose nei miei video, ad esempio di guida alle armi, vi rimanderò sempre a questo video invece di semplicemente continuare a ripetervi le stesse cose ogni volta, a spiegarvi cos'è l'hip fire, cos'è perché metto la canna pesante, così vi rimanderò semplicemente sempre a questo video. Quindi penso che lo vedrà un bel po' di gente. Come al solito vi chiedo semplicemente di mettere un mi piace qui sotto per migliorare la mia serata. Vi chiedo di lasciare un commento per farmi domande, per darmi consigli su come migliorare la qualità dei video, per magari correggere dei miei errori. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao!